Devo ringraziare chi ha organizzato questo evento dell'invito che ci è stato rivolto a presentare il nostro lavoro e devo dire che sono onorata e orgogliosa di aver contribuito, insomma, a questo avvenimento. Anche, lo dico anche a nome delle mie colleghe che purtroppo per impegni lavorativi impellenti e per problemi familiari non sono potuti essere qui con me oggi. Dunque, io inizierei a fare, permettetemi, una piccola presentazione della nostra attività e della nostra società. Noi siamo una società che lavora dal 2002 circa, e siamo tre restauratrici professioniste che coniugano le conoscenze tecniche proprio del restauratore a conoscenze teoriche e una sensibilità da storici dell'arte. E insieme anche a conoscenze scientifiche interveniamo proprio su un genere di opere molto delicato quali sono le opere d'arte tessile e la nostra esperienza, diciamo, si è formata su una serie di testimonianze tessili di notevole importanza storico-artistica. In particolare i nostri maggiori interventi in questo campo sono state le tappezzerie settecentesche della palazzina di Caccia di Scopinigi, una dimora savoia molto importante che proprio recentemente è stata riaperta al pubblico, la collezione di carrozze storiche della presidenza del Quirinale a Roma, e i paramenti liturgici che fanno parte del patrimonio del fondo edifici del culto del Ministero degli Interni e che qualche anno fa sono stati esposti in una bellissima mostra a Roma, il deposito delle stoffe del museo del Palazzo di Venezia a Roma che raccoglie reperti medievali e fino a testimonianze del XX secolo. La collezione di abiti storici della Galleria di Arte Antica di Palazzo Barberini a Roma e da qualche anno la nostra attività proprio del restauro è stata affiancata dall'attività di un'associazione culturale senza scopo di lucro, Tessile Antichi Onlus, che mira proprio al recupero e alla divulgazione di tutti quei saperi connessi alle arti tessili. Saperi che purtroppo si stanno perdendo oggi e cerchiamo di farlo proprio attraverso una serie di attività che comprendono corsi, didattica museale con bambini, corsi con adulti di approfondimento, dei convegni e delle visite a esposizioni artistiche specifiche sulle opere d'arte, sui manufatti tessili. Dunque, diciamo che il nostro campo d'azione è molto ampio e anche ha un'articolazione molto complessa e anche noi sperimentiamo quotidianamente nel nostro lavoro quanto esteso sia il confine appunto di questa categoria. In particolare ci misuriamo anche con la difficoltà di considerare questo genere di opere oggetto di conservazione e restauro proprio perché intimamente legate a un uso pratico, a una destinazione pratica. Però dobbiamo tenere presente, e quindi abbiamo appunto un esempio di come questi manufatti stratificano in sé diversi valori che possono andare dal valore puramente estetico, quindi presentarsi come opera d'arte, ma un valore anche storico, documentale, basti pensare al livello tecnologico ed economico che un'opera tessile può rappresentare e soprattutto su questo tipo di opere il livello tecnologico è elevatissimo. Possono semplicemente rappresentare, come nel caso della bandiera, una testimonianza materiale di un evento storico. Adesso faccio una brevissima carrellata per appunto mostrarvi le varie categorie che afferiscono al nostro campo d'azione. Per cui abbiamo degli abiti storici provenienti da diverse aree geografiche, in particolare un abito di corte cinese del XVIII secolo, un abito popolare siropalestinese qui e abiti di provenienza francese qui.
paramenti e arredi liturgici, in questo caso, più positiva, uniformi storiche, arredi di dimore storiche, e collezioni museali in genere. In particolare qui vi mostro alcuni reperti della collezione di antropologia, del Museo di Antropologia Criminale Cesare Lombroso di Torino, che ha una collezione, un valore in sé, di grandissimo, appunto, mi dicevo, valore antropologico. Opere d'arte moderna, in questo caso un'opera di Carla Accardi, e cimeli storici, bandiere. In particolare negli ultimi anni il nostro laboratorio ha avuto la fortuna di lavorare su una collezione di bandiere pertinenti ai democratici di sinistra, e questa è una bandiera invece, scusate, non so perché va da solo, a fretta, e una bandiera della CGIL che rappresenta appunto le, in particolare adesso l'immagine magari è un po' confusa, ma rappresenta le varie arti e mestieri. E poi appunto l'oggetto del nostro incontro, la nostra bandiera, che devo dire è quasi una reliquia laica, no? È avvolta da questo alone di grande pathos, anche al pari di una reliquia però laica. Quando è arrivata nel nostro laboratorio, la bandiera era alloggiata all'interno di una cornice posta sotto vetro e fissata su un pannello rivestito di un tessuto sintetico. Era fissata appunto al pannello tramite puntine, come potete vedere intorno, e la prima operazione è stata quella di liberarla dalla cornice con delle operazioni delicate e commisurate alla fragilità dell'opera, proprio per non apportare ulteriori danni. Qui ci sono dei particolari, sul retro c'era la data in cui la bandiera era stata collocata all'interno di questa cornice, siamo nel 64. E questa operazione appunto ci ha permesso di osservare, di ispezionare la bandiera e di individuarne i materiali e le tecniche costitutive, e anche di rilevare lo stato conservativo, elementi utili al fine di pianificare un intervento di restauro. Questa è la bandiera una volta estratta dalla cornice. In particolare il danno più preoccupante era quella macchia bianca che voi vedete nella parte alta. Si tratta di un attacco di muffa, un attacco fungino, in realtà molto deleterio, perché questo tipo di danno molto spesso è permanente, comporta delle macchie che non sono più rimovibili. Una volta rimossa dal suo alloggiamento originale, ci siamo resi conto che per fortuna in questo caso la muffa non riguardava il tessuto ma il supporto di legno, innescata probabilmente dal contatto con acqua, per cui diciamo è stato abbastanza facile rimuoverla senza difficoltà. Possiamo vedere inoltre che la bandiera aveva subito una serie di deformazioni, in particolare qui potete notare una serie di ondulamenti in senso orizzontale, proprio dovuti all'esposizione in verticale della bandiera, al rilassamento del filato. A sinistra invece ci sono delle macro fotografie che mostrano l'armatura del tessuto. Si tratta infatti di un tessuto in seta, tecnicamente definito ad armatura effetto gro, cioè caratterizzato da queste costine orizzontali, in un pezzo unico. Si tratta di un pezzo unico senza aggiunzioni, e la scritta era stata realizzata con una tecnica definita tecnica a rilievo, cioè questa è una fotografia più ravvicinata, praticamente è un ricamo con un forte rilievo dato da un'anima interna realizzata con un filato vegetale grossolano, che viene poi ricoperta con un filato di seta. Purtroppo la scritta, come potete vedere, è molto rovinata, in particolare il rivestimento in seta è caduto, lasciando scoperto l'armatura interna, e solo in alcune porzioni sono rimasti dei piccoli resti di filato in seta originale, che potete vedere molto sbiadito, di un colore nocciola, probabilmente di un colore più scuro, forse sul marrone.
i bordi della bandiera erano ricoperti da un doppio strato, un doppio nastro tricolore cucito a macchina, scostando il quale ci siamo accorti che la bandiera aveva subito un forte degrado cromatico, cioè il colore era sbiadito praticamente, era rimasto soltanto nella zona protetta da questo nastro. Quindi la bandiera è stata esposta per lungo tempo a della luce che purtroppo ha sbiadito la tinta originale. Questi sono dei dettagli dell'attacco di Muffa, e come potete vedere l'attacco fungino praticamente partiva dal supporto dove ci sono effettivamente le macchie dovute ai pigmenti e alle ife rilasciate dal corpo vegetativo del fungo che provoca la macchia, mentre sulla superficie c'era soltanto questa patina molto leggera, dalla consistenza quasi spugnosa, dovuta ai filamenti delle ife. E la rimozione della muffa, come dicevo, una volta appurato che non riguardava il tessuto, è avvenuta semplicemente aspirando con un microaspiratore superficiale la muffa con l'aiuto di un pennello a setole morbide. È venuta via sfogliandola semplicemente. E a questo punto siamo intervenuti su quelle che erano, diciamo, le problematiche più serie. In particolare potete vedere i danni più evidenti sono queste macchie localizzate su assi verticali con questa curiosa disposizione, no? Quasi una disposizione simmetrica, equidistante l'una dalle altre. In particolare in queste zone di macchie dalla consistenza bruna e molto oleosa, il tessuto appariva molto fragile, tendente a sgretolarsi e a formare queste lacune. In particolare un altro elemento era la presenza di questi aloni che riproducevano esattamente, anche se con diverso orientamento, l'iscrizione. E qui non so se vedete bene anche da lontano, ho segnato in giustizia le zone dove questi aloni sono più evidenti. E un altro aspetto conservativo era la presenza di pieghe secche, qui proprio al centro, lungo l'asse centrale della bandiera, una serie di creste ben definite e questi ondulamenti che vedete intorno alle lettere dovute alla tensione del ricamo sul tessuto. Ora, il rilevamento di tutta questa serie di danni e la correlazione tra questi elementi ci ha portato a ipotizzare che la bandiera in un certo momento è stata ripiegata più su se stessa, prima in senso orizzontale e poi ancora una volta in senso verticale, fino a ottenere un piccolo fazzoletto, un quadrato, un sedicesimo praticamente della sua superficie, e così è stata conservata per lungo tempo. E durante questa fase la bandiera è stata sicuramente in contatto con una sostanza che ha rilasciato lungo i bordi queste macchie oleose e è giunta soprattutto in contatto con dell'acqua che ha riattivato il colorante del filato del ricamo che è migrato sul tessuto e si è fissato in maniera permanente creando quegli aloni che vedete qui messi in evidenza. Quindi diciamo che i problemi conservativi più seri della bandiera non erano dovuti a una prolungata esposizione all'asta, proprio perché mancavano quei danni caratteristici di questo tipo di esposizione, ma in realtà era stata dovuta a queste condizioni di esposizione, cioè la bandiera ripiegata e nascosta, probabilmente. Su tutti. Condizioni più avverse di queste non le potrei immaginare. E allora, a questo punto, come dicevo prima, la bandiera è stata sottoposta a una prima aspirazione superficiale che ha tolto, diciamo, il particellato più leggero, meno adeso al tessuto. E a questo punto si è deciso di sottoporre la bandiera a una pulitura, per cui sono stati eseguiti dei test molto accurati sulla solubilità delle macchie, che purtroppo hanno dato esito negativo. Abbiamo utilizzato i solventi meno aggressivi, che non appunto comportassero un cambiamento del
delle condizioni di pH e dell'assetto chimico, insomma, dei filati, e decidendo a un tipo di pulitura con detergente acquoso tramite un apporto controllato di umidità. E abbiamo fatto soprattutto dei test sui materiali che componevano la scritta proprio per verificare se i coloranti dei filati che in un momento precedente avevano stinto erano ancora attivi. Quindi abbiamo prelevato delle minime porzioni dal tessuto, dai filati che compongono il tessuto della bandiera e dai filati che compongono invece il ricamo. Il test è stato negativo, quindi abbiamo proceduto al lavaggio vero e proprio, che come dicevo è avvenuto con tutte le dovute cautele. In particolare qui, non so se lo potete vedere nelle immagini qui a sinistra, c'è il residuo di sporco, tra virgolette, che di risulta dopo il lavaggio, praticamente tutto il materiale estraneo che tramite il lavaggio d'acqua siamo riusciti ad eliminare. Successivamente la bandiera è stata posizionata su un tavolo di vetro e si è proceduto al posizionamento, cioè è un'operazione che mira a ristabilire l'ortogonalità della fibra, cioè a ridistribuire le forze interne e quindi ad eliminare con una sorta di stiratura naturale, passatemi il termine, a eliminare le deformazioni in tutte quelle pieghe che avevamo visto all'inizio. Come avviene questo? Attraverso un massaggio delicato ma energico nel senso della trama e dell'ordito. La bandiera bagnata ha maggiore elasticità, le fibre hanno maggiore elasticità, quindi sono in grado di supportare questa sollecitazione, e la pellicola d'acqua presente fra il vetro e la bandiera agevola questa operazione come una sorta di aquaplaning. Quindi siamo riusciti praticamente a ridistendere la bandiera e a metterla sotto peso per l'asciugatura. Una volta terminato il trattamento, come vedete le macchie sono rimaste lì e rimangono a testimonianza perpetua della sua storia, delle sue vicissitudini conservative, ma adesso dalla foto probabilmente non riuscite ad avere la impressione che ho avuto io dal vivo. La bandiera aveva riacquistato maggiore lucentezza, aveva molti aloni e macchie si erano alleggerite, quindi aveva un aspetto più sano a questo punto. Tra l'altro il lavaggio aveva reidratato i filati, quindi sicuramente aveva riacquistato resistenza e quindi poteva essere esposta nuovamente in verticale. Infatti, per quanto riguarda questa fase, abbiamo scelto di dotare la bandiera di un supporto sul retro consistente in un sottile velo di seta trattato con una resina termoplastica che si riattiva col calore. Infatti qui vedete una fase in cui la mia collega, attraverso questa spatola calda, fa aderire per piccole porzioni il tessuto, partendo dal centro verso l'esterno, a questo sottilissimo velo. I filati del ricamo sono stati ricomposti e riaccostati e rifissati al tessuto tramite cuciture a mano, utilizzando questo sottilissimo ago curvo. È il nostro modo di lavorare sui tessuti in piano, in modo tale da evitare un'eccessiva movimentazione. È stato allestito il supporto, che è un supporto in policarbonato alveolato, chimicamente stabile, indeformabile, rivestito di uno strato di clorofibra e uno strato appunto di rivestimento esterno in tessuto nero. Per quanto riguarda alcune zone lacunose, sono state posizionate sul supporto delle strisce di seta in colore idoneo, proprio miranti a integrare otticamente le zone mancanti, le fratture del tessuto e le piccole lacune presenti, disseminate soprattutto lungo i bordi e in corrispondenza di quelle pieghe che vi ho fatto vedere in una diapositiva precedente. E questa è la bandiera, una volta terminato il restauro, la bandiera è stata fissata con delle cuciture perimetrali, lasciando libero il bordo inferiore per appunto in previsione di un allentamento futuro dalla riscossa.